Buonasera e bentrovati a Obiettivo Territori. Il programma della Commissione europea Just Transition Fund individua due aree in Italia, Taranto e il Sulcis Iglesiente, per accompagnare e sostenere le comunità di quei territori verso la transizione climatica. Si tratta di aree che sono state a vocazione fortemente industriale con la produzione di carbonio, quindi si va verso questa transizione giusta, un accompagnamento quindi importante verso questi territori con risorse ingenti che vengono messe in campo. Parliamo, pensate, per il Sulcis Iglesiente di 367 milioni di euro. Ma io ne voglio parlare subito con la sindaca di San Giovanni su Erge, Elvira Usai, a cui do davvero il benvenuto e ringrazio di essere qui con me. Ve la presento: classe 1976, nata Carbonia, è sindaca del comune di San Giovanni su Erge dal giugno del 2016, laurea in lingue, è particolarmente appassionata del settore comunicazione e dopo due stage nell'emittente regionale Vidiolina ha collaborato per il TG, quindi con i servizi, e poi con il quotidiano L'Unione Sarda e con Famiglia Cristiana. E pensate che per oltre 10 anni è stata corrispondente per Motocross, una rivista nazionale di settore, e ha seguito anche gare internazionali come gli europei di enduro e di cross. E poi nel 2015, per completare questa sua passione dedicata alla comunicazione, ha inventato un format radiofonico di attualità, però anche molto divertente, quindi con questo appeal, per una radio di carbonio, ed è appassionata di lingue. Ora sta studiando il giapponese, quindi una sindaca giovane ma anche molto poliedrica, direi. Sindaca, allora parliamo di questo programma della Commissione europea Just Transition Fund, 367 milioni di euro per un territorio che può davvero trovare sviluppo e una bella riqualificazione. Esattamente, è una grande opportunità per il Sulcis Iglesiente, che è stato individuato come secondaria in Italia proprio da questo pacchetto di finanziamenti europei che consentono di fare quella che è la transizione energetica giusta. Noi come territorio veniamo appunto da una storia mineraria e dopo la chiusura delle miniere per 40 anni ci si è alternati nei complessi industriali di Porto Vesme. Ora però purtroppo con la crisi economica, con la crisi energetica, con tutte le varie vicende che si sono susseguite anche per i livelli occupazionali nel nostro territorio, quindi con la chiusura delle fabbriche, ecco che l'opportunità di questi 367 milioni di euro proprio spesi per dare una funzionalizzazione differente rispetto a quella che abbiamo avuto sinora può essere la grande occasione per il sud-ovest sardo. Perfetto, adesso vediamo subito questa scheda che ci arriva direttamente dall'Europa, il Just Transition Fund, vediamo di cosa si tratta. The European Union is on the path to become climate neutral by 2050. All across Europe, regions are transitioning to renewable, clean energy. This shift will affect the lives of millions of people, driving change across industries and communities, creating opportunities for growth, innovation, and for building a brighter future. Today, Europe is facing huge challenges. We needed an instrument that would help regions make the transition without major social economic costs, making the best use of innovation and technology, respecting the planet, and making sure that no European citizen is left behind. At the heart of this transformation is the European Union's Just Transition Fund, mobilizing billions of euros in investments to support communities that are heavily reliant on carbon-intensive industries, ensuring all regions benefit equally from the climate transition. To help guide and navigate the transition, the Just Transition platform was created, bringing together experts, policymakers, and community leaders to provide information on how to access the Just Transition Fund, as well as the tools and resources to support the development and implementation of a just transition. The platform is a hub for sharing best practices, exchanging knowledge, and growing partnerships between industries and communities, embodying the values of collaboration, inclusion, and progress, building a new, more resilient and sustainable economy
by creating new job opportunities in fast-growing fields such as the circular economy, renewable energy, and through the promotion of greener, more environmentally friendly work practices in the steel, cement, and chemical industries. Visit the Just Transition platform today and discover how you too can be a part of the movement to create a fairer and greener future for all. Sindaca, stavamo raccontando il suo territorio, in particolare San Giovanni Suergiu sorge appunto lì l'ex centrale termoelettrica di Santa Caterina e quindi un monumento storico, possiamo definirlo, di architettura industriale che diciamo era stato inaugurato nel 1939 e oggi sono rimasti comunque i segni di questo passaggio e si trova proprio bellissimo di fronte alla laguna di Sant'Antioco. Qual è l'opportunità di riqualificazione che si può intravedere già oggi? Sì, è stata sicuramente una centrale che ha dato tantissimi posti di lavoro fino al 1965, quindi oltre 200 operai a regime lavoravano all'interno di questo grande colosso energetico che è posto in una posizione invidiabile al confine tra San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco, quindi anche in un ambiente naturalistico di grande valore perché ci sono appunto anche le aree SIC che sono di fronte ed è per questo motivo che abbiamo colto questa grande occasione del primo bando del Just Transition Fund che riguarda appunto le bonifiche. Ecco, per tutte le opere di questo tipo, le strutture di questo tipo, si apriva una grande opportunità, e cioè di poter bonificare, mettere in sicurezza e rifunzionalizzare appunto queste ex centrali o comunque ex fabbriche. Noi abbiamo pensato di partecipare attraverso una progettazione mirata nei confronti dell'ex centrale di Santa Caterina. Ovviamente è un sito in questo momento dismesso e anche dal punto di vista ambientale è abbastanza in crisi perché comunque sono presenti idrocarburi, sono presenti elementi ferrosi, sono presenti elementi di inquinamento e di strascichi di quella che è stata l'epopea lavorativa del passato, ed è per questo motivo che contiamo appunto di poter usufruire di questi finanziamenti proprio per fare un risanamento ambientale, per bonificare il tutto e per trasformarlo in una opportunità di lavoro che si apre benissimo soprattutto per la sua posizione, quindi potrebbe diventare sicuramente un centro studi delle due aree SIC, ma anche tutta una serie di economie legate alla portualità di Sant'Antioco, ma strutture alberghiere, centro termale, insomma si aprono svariate possibilità legate anche all'energia pulita, e infatti una delle caratteristiche fondamentali di questo progetto è poterci abbinare una comunità energetica, quindi poter poter soddisfare le popolazioni del circondario Sant'Antioco, San Giovanni, ma anche il Sulcis, per poter usufruire appunto di energia a basso costo grazie alla produzione del complesso. Quindi una grandissima davvero opportunità di sviluppo per tutti i territori limitrofi, non soltanto quindi San Giovanni Suergiu, ma per tutto il Sulcis, alla fine un grande attrattore anche per il turismo. Sì, infatti abbiamo condiviso questa idea non solo con i paesi limitrofi come può essere Sant'Antioco, ma soprattutto anche con tutti i paesi del Sulcis, perché riteniamo che questa trasformazione, questa funzionalizzazione dell'ex centrale di Santa Caterina possa davvero ricreare quei numeri occupazionali che aveva in passato, se non di più, sia attraverso il periodo della bonifica che quello della messa in sicurezza, ma soprattutto dopo, quando ci saranno queste grandi opportunità a livello turistico, ricettivo, termale, sportivo, naturalistico, insomma ci sono tantissime idee in questa progettualità e siamo sicuri che davvero si possano ricavare opportunità di lavoro per un territorio che in questo momento, da questo punto di vista, sta soffrendo tantissimo.
Benissimo, il 70% di queste risorse provenienti dal Just Transition Fund dovranno essere spese entro il 2026, il restante, la piccolissima parte restante, entro il 2029. E in una recente visita del Consiglio delle Autonomie Locali a Bruxelles abbiamo avuto l'opportunità di intervistare la DG Regio che si occupa proprio di questo progetto, Maria Chiara Zingaretti. Vedete adesso con questa intervista cosa ci ha detto. Sindaca, quello che ci è arrivato un po' come indicazione generale da Bruxelles, dalla DG Regio, è appunto quello di muoversi in una logica di sistema. Voi avete risposto a questo bando proprio unendo enti locali, imprese, mettendo insieme quindi vari soggetti. Sì, per quanto riguarda la partecipazione al bando delle bonifiche, noi abbiamo fatto una concertazione proprio con gli altri enti locali, con tutti i comuni del territorio che appunto sono vicini a San Giovanni su Erge e all'ex centrale di Santa Catrina, per le modalità, per la progettualità che ho appena spiegato. Vero è che c'è stato anche il coordinamento appunto generale da parte della provincia che ha dato così una sorta di imprinting, no? Se vogliamo, di coordinare, di dare un sistema proprio alla modalità di progetto e di spendita di questi finanziamenti, e credo che questo sia il risultato più importante, a prescindere da quello che arriverà. Io spero che la nostra richiesta, che è pari a 38 milioni di euro per tutte queste attività che vogliamo fare sull'ex centrale, spero che appunto arrivino e che davvero portino il risultato che tutti ci auguriamo. Però è anche vero che insomma, avere una comunità di intenti del territorio e un sovracoordinamento aiuta sicuramente a fare quel sistema. È vero, i tempi sono strettissimi e quindi bisogna assolutamente correre almeno fino al 2026 per avere quella buona percentuale spesa e attuata, però è anche vero insomma, che quando si ha di fronte una grande sfida siamo tutti pronti a collaborare, a metterci in gioco per affrontarla e portarla a termine, anche perché un'occasione come questa credo che nel nostro territorio non arrivi mai più. Grazie Sindaca anche per essere stata con noi, veramente tanto in bocca al lupo, perché davvero l'auspicio è che si realizzi tutto questo progetto meraviglioso di grande sviluppo. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma non andate via.
E siamo tornati in studio e qui con me ci sono altri due graditi ospiti, Paola Seci, la presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, che è anche la sindaca di Sestu, ve la presento, classe 67, nata a Serdiana, sindaca del comune di Sestu dal 2015 per due mandati consecutivi, laurea in lingue, una lunga esperienza maturata nello scautismo, nel volontariato della Caritas diocesana, sempre molto attenta e battagliera per i diritti delle donne, già all'interno della Commissione Pari Opportunità della provincia di Cagliari e dal febbraio del 2022 è la prima donna presidente alla guida del Consiglio delle Autonomie Locali. Buonasera. Buonasera presidente. Buonasera. Accanto a lei il sindaco di Masaina San Gianluca Pittoni, ben arrivato, classe 1970, originario di Masainas, laureato in fisica nucleare, wow! Negli anni 2000 era già stato assessore ai servizi sociali, sempre del comune di Masainas, ha fatto un'esperienza professionale di qualche anno al CERN, che ricordiamo il più grande laboratorio al mondo che svolge la ricerca scientifica sulla fisica delle particelle elementari, e poi è entrato a lavorare in una consociata della SARAS che si occupa di ricerca e tecnologie, si è sempre occupato anche di monitoraggio ambientale, che è diventato un po', diciamo, anche una passione, quindi una carriera politica, una professione sempre strettamente connesse all'attenzione per l'ambiente, anche marino, poi ci spiegherà perché. Allora, ben arrivati, presidente del CAL Paola Seci, vorrei subito iniziare, visto che insomma abbiamo visto come sono andate queste elezioni europee, diciamo che abbiamo parlato nel primo blocco appunto del programma della Commissione Europea Just Transition Fund, e quindi grandi opportunità, 367 milioni di euro che arriveranno per il Sulcis Iglesiente, speriamo, e quindi una potenzialità grandissima per lo sviluppo dei territori, e sappiamo quanto tutti i progetti europei abbiano una ricaduta davvero rilevante, e quindi vedere poi questo astensionismo, diciamo la Sardegna purtroppo si è classificata maglia nera in Italia proprio per l'astensionismo, sicuramente non fa piacere, c'è proprio una distanza tra i nostri territori e l'Europa. Che percezione possiamo avere di questo e che dato politico possiamo trarre? Beh, possiamo trarre un dato politico piuttosto evidente, la disaffezione dei cittadini all'Europa. All'Europa perché la vedono molto distante e soprattutto probabilmente non noi amministratori non spieghiamo anche molto bene quali sono veramente le ricadute. Loro magari vedono le opere che si realizzano, si rendono conto di ciò che l'amministrazione fa, però noi magari non comunichiamo bene che sono fondi che arrivano dall'Europa e che vengono spesi a beneficio della nostra comunità. Quindi per chi fa politica è un risultato deludente, però ci dobbiamo anche interrogare su come trasmettere più vicinanza alle persone e come far capire il tipo di politica che stiamo portando avanti noi come territori. Il non aver espresso neanche un parlamentare in Europa sardo, cosa significa da domani per la Sardegna? Allora, innanzitutto noi partiamo da una situazione di svantaggio, perché 1.600.000 di abitanti per la Sardegna e 4.000.000 per la Sicilia ci dicono che comunque numericamente loro riescono ad incidere di più sul voto, però d'altra parte il dato più rilevante è quello dell'astensionismo. Anche se avevamo persone validissime trasversalmente che avrebbero potuto portare quelle che sono le esigenze dei nostri territori, il sardo ha comunque deciso di non andare a votare, e questo veramente per noi è un punto da cui dobbiamo ripartire e interrogarci.
anche come politica da fare sui territori, forse anche nel quotidiano. Sindaco Pittoni, lei è stato presidente di seggio per 25 anni, quindi immagino anche vedere così poca frequentazione delle ultime, questi ultimi giorni alle urne, penso non le abbia fatto piacere. Ricordo l'affluenza era al 36,89% rispetto in Sardegna, rispetto al dato nazionale 49,7%, insomma, quindi per questo maglia nera. Sì, un dato diciamo che la dice lunga sulla percezione che la gente ha della politica europea. È chiaro che per quanto riguarda il nostro territorio, il Sulcis-Iglesiente, questo dato è ancora più sintomatico di quanto si sia lontani da questi concetti. Poi la sentiamo un po' più vicina quando noi sindaci diciamo, ci confrontiamo con i bandi appunto europei per ristrutturare qualche piccolo stabile o per rimettere su qualche progetto sul litorale. Però indubbiamente la gente sente, come dire, una distanza che sta aumentando, ahimè, sempre di più. Il fatto che la gente stia andando così poco a votare è un dato che ci deve preoccupare, perché significa che si sta perdendo anche la speranza, e questo diventa molto complicato da gestire, soprattutto per noi amministratori locali che abbiamo ogni giorno il confronto con le persone che ci raccontano di quanto sia ormai inutile votare. Abbiamo tentato in qualche modo di dirgli che le cose non stanno così. Non partecipare significa non prendersi cura assolutamente di ciò che gli sta intorno, però il dato diciamo parla in maniera diversa. Sindaco, Masainas è capofila nei progetti della GAL Sulcis, in particolare ricordiamo due misure per lo sviluppo locale, la 7.4 e la 7.5, ce ne vuole parlare? Sì, allora sono due misure importanti che appunto il GAL Sulcis ha messo su e sponsorizzato in maniera molto forte in questo periodo. La misura 7.4 è una misura che appunto tutte e due le misure promuovono l'associazione tra comuni, che è diciamo un dato importante. Da due comuni in poi è il tentativo, come dire, di mettere a fattor comune le difficoltà che noi abbiamo e risolverle in maniera sistematica. La 7.4 riguarda un progetto che stiamo seguendo in tre comuni, l'associazione di tre comuni, il comune di Masainas appunto capofila, il comune di Sant'Anarresi che è a fianco al mio comune e il comune di San Giovanni su Erge. Riguarda lo Smart Village, quindi riguarda diciamo delle misure che tendono a creare dei servizi territoriali, in particolar modo dei servizi sanitari territoriali e anche ludico-ricreativi, ma la parte sanitaria ci è interessato moltissimo perché è una maniera, un primo soccorso per i cittadini e turisti, anche perché tutti sanno la situazione nella quale si trova la sanità, quindi distribuire questi servizi nei diversi paesi significa per noi sindaci dormire qualche ora in più la notte, perché poi alla fine giustamente le persone si rivolgono a chi in quel momento sta gestendo il comune e pertanto chiedono servizi, e questa è una prima maniera diciamo per creare un sentimento comune della comunità, che non sia soltanto quello di vedere come un avversario la sanità, ma quella di fare in maniera che anche vicino alla propria casa ci sia un presidio. E poi prendere coscienza che alcune malattie o alcune presunte malattie possono essere gestite localmente senza necessità di occupare i pronti soccorso, che ormai stanno diventando complicati da gestire. La misura 7.5 invece riguarda piccole strutture turistiche, è una misura che stiamo seguendo col comune di Sant'Anarresi, che appunto, come ho detto prima, sta al fianco al mio. Colgo l'occasione per salutare il mio sindaco Paolo Dessì. E questa è una misura che noi abbiamo comunque condiviso come idea con Sant'Anarresi, perché abbiamo un litorale che è confinante. Utilizzeremo i danari nel caso in cui dovessimo vincere fortunatamente questo bando per dislocare delle passerelle che agevolano il cammino non soltanto a chi diciamo ha la possibilità di camminare senza difficoltà, ma anche per le persone che hanno problemi di deambulazione. E questo naturalmente è un altro punto d'orgoglio nel caso in cui dovesse succedere, perché l'attenzione verso chi ha difficoltà nei comuni diciamo come i nostri, no, che hanno tante difficoltà, è abbastanza alta. Quindi non abbiamo tanti danari, però abbiamo sicuramente il sentimento di aiutarci l'uno con l'altro.
E questo insomma è quello che unisce poi tutti, anche i sindaci della Sardegna. Presidente del CAL, lo vediamo insomma quanta passione i sindaci dei grandi ma anche dei piccoli comuni mettono ogni giorno per stare davvero vicini ai loro cittadini. Sì, credo che questo sia il modo migliore per guidare una comunità, stare vicino ai cittadini, occuparsi dei grandi temi, cercare di portare dei finanziamenti per far stare bene la comunità, ma soprattutto la vicinanza anche in tutti i momenti della vita comunitaria. Benissimo, allora io ringrazio la Presidente del CAL Paola Secci, il Sindaco di Masaina Pittoni, grazie davvero per essere stati qui con noi e i nostri telespettatori, do appuntamento alla prossima puntata con Obiettivo Territori.